Ciao a tutti, amici della Push Up. Oggi faremo una lezione di Pilates completamente a corpo libero. Abbiamo quindi bisogno di un tappetino, eventualmente, anche se non avete a casa, un asciugamano un po' più spesso che vi possa dare un po' più comodità. Inizieremo con una parte iniziale in piedi e poi successivamente ci sposteremo facendo degli esercizi a terra. Bene, iniziamo! Bene, siamo posizionati, gambe sono leggermente divaricate, sento completamente i piedi legati al suolo, spingo a terra, sollevo le spalle leggermente verso l'alto e schiaccio le spalle verso il basso, sempre aprendo la schiena e sentendo le scapole ben attaccate dietro. Inspiro quando sollevo le spalle e butto fuori. E ancora, inspiro e butto fuori l'aria. Ancora, inspiro e butto fuori l'aria, spingo l'energia anche a terra, spingo sul e ancora inspiro, butto fuori l'aria e l'ultima volta inspiro e butto fuori. Bene, piego le gambe, inspiriamo, prendiamo aria, buttiamo fuori l'aria, ripiego le gambe e ancora inspiro, mi apro. E butto fuori. E ancora, altre due volte, inspiro. Butto fuori l'aria. Manteniamo sempre le scapole addotte. E l'ultima volta. E butto fuori. E bene, distendo le gambe. Attenzione, ruoto la testa da un lato. La porto verso il basso. Giro, circonduzione. E svolto dalla parte opposta. E ancora. E porto dall'altra parte e giù e porto dall'altra parte e l'ultima volta e stop. Bene, inspiro, attenzione a questa posizione, vado lateralmente, porto il bacino, sposto il bacino da un lato, i piedi rimangono sempre nella solita posizione, mi allungo, butto fuori l'aria e torno, inspiro dall'altro lato, inspiro. E vado come se qualcuno mi tirasse da una parte e torno. E ancora, inspiro, butto fuori l'aria, sposto il bacino, devo sentir tirare la parte laterale e torno. E ancora, inspiro e vado sempre spalle basse, tiro e torno. E ancora, inspiro. Vado e torno, ultima volta, inspiro e vado e torno, benissimo, una grande ispirazione, piego le gambe, sollevo, distendo le gambe, vado sulla punta dei piedi, vado sulle leve e torno, inspiro e ancora, butto fuori l'aria, attenzione, il bacino spinge verso dentro. Ok, e torno e ripiego le gambe, e ancora, strizzo il bacino, i glutei, stendo le gambe e torno. E ancora, l'ultima volta, vai, 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 e rilascio. Bene, stop, mettiamo le mani sopra le ginocchia, attenzione, portiamo, contraiamo l'addome, portiamo la schiena verso l'alto, fletto anche il capo e schiaccio la schiena, porto su il capo. E stop, e ancora un'altra volta. Inspiro, butto fuori l'aria. E inspiro. E butto fuori l'aria. E ancora, inspiro. E butto fuori l'aria. E inspiro. E butto fuori l'aria. Schiaccio bene, quando schiaccio verso il basso la schiena e sollevo la testa, ricordiamoci sempre di unire le scapole dietro, devono essere vicine. E ancora. E butto fuori l'aria. E l'ultima volta, inspiro. E butto fuori l'aria. Bene, da questa posizione, attenzione, piego le gambe. Vado, inclino la schiena in avanti. Inclinare comunque significa che la testa,
collo e la schiena sono sempre in linea, non fretto mai, ma sono sempre in linea. Porto il peso in avanti, le gambe sono piegate, il bacino è dietro, quindi non piego le gambe in avanti, ma le ginocchia comunque rimangono sempre dietro la punta del piede. Rimango in posizione, la schiena è inclinata in linea, il collo sempre in linea. Da questa posizione porto un braccio verso l'alto, butto fuori l'aria e torno. Come vedete si sposta solo e ruota solo il busto per permettere di portare verso l'alto il braccio. E ancora, butto fuori. Passo vicino con, ok. Porto il braccio verso l'alto, lo sguardo. Bene. Le gambe rimangono ferme, immobili, piegate. Lo sguardo e la mia testa va dove porto la mano. Butto fuori l'aria quando sollevo, disegno il braccio. E torno, inspiro. E ancora. E torno. Ultimissima volta. E torno. Stop. Ci riposizioniamo. Attenzione. Circonduzione, porto verso l'alto, faccio la circonduzione delle spalle, piego le gambe e butto fuori l'aria. Inspiro, vado sulla punta dei piedi, butto fuori. E ancora, inspiro e butto fuori. E ancora, inspiro e butto fuori. E l'ultima volta, inspiro e butto fuori. Benissimo. Porto le braccia lateralmente, le gambe sono leggermente piegate, vado da un lato, butto fuori l'aria, torno, inspiro, e dall'altro. Mi allungo, come se qualcuno mi tirasse da un braccio, da una parte e dall'altra. E torno. E torno, e ultimo. Torno, e dall'altro lato. E stop. Bene, passiamo la parte a terra. Inclino leggermente la telecamera in modo tale che riuscirete, spero, a vedermi meglio. Prendiamo il nostro tappetino e ci posizioniamo. Ok. Bene, appoggiamo il peso. Per riuscire a vedere dietro, quindi appoggio il bacino dietro sui piedi, inspiro, faccio una grande inspirazione, porto le braccia verso l'alto, il bacino spinge verso avanti. E ancora, inspiro e torno. E ancora, scusate, butto fuori l'aria, porto il bacino verso avanti e torno, inspiro. E ancora, butto fuori l'aria, bacino verso avanti, spalle basse e torno. E ancora, e torno, porto il bacino, l'azione parte dal bacino, e torno, bene, gluteo stretto, porto avanti, e inspiro, l'ultima volta, e stop. Da questa posizione porto lateralmente una gamba, la stendo, e appoggio la mano sinistra, quindi appoggio la mano sinistra, il braccio è teso e l'altra gamba è distesa e spinge, l'impulso viene portato, il piede è in flex, spingo come se qualcuno mi tirasse dalla parte opposta. Da questa posizione porto il braccio verso l'alto, attenzione, il bacino non deve stare dietro, il gluteo non sta dietro, ma sempre tutto in linea lo porto verso avanti. Da questa posizione porto verso l'alto la gamba e torno. Quando la porto verso l'alto, butto fuori l'aria. Attenzione a non irrigidire qua il braccio, ma è solo un appoggio per permettermi la stabilità, non devo appoggiarci completamente tutto il peso. E torno, inspiro. E ancora. E torno, inspiro. E ancora. E torno, inspiro. E vado. Torno, inspiro. Gli ultimi. 4. Butto fuori l'aria quando porto verso l'alto la gamba. 3. E torno. E ancora. 2. Torno. L'ultimo. 1. E stop. Da questa posizione
porto il ginocchio, lo fletto e lo porto verso il petto. Quindi fletto, attenzione, flettendolo anche il petto si avvicina leggermente verso il ginocchio. Punto il piede, questa posizione, e riapro. Butto fuori l'aria. Ginocchio verso il petto. E inspiro. E ancora. E inspiro. E ancora. E inspiro. E ancora. E inspiro. Gli ultimi. E 4. 3. E 2. E 1. E stop. Bene, da questa posizione rilascio. Appoggio lateralmente. Qua porto le gambe lateralmente. Le ginocchia sono piegate. Sollevo il bacino da terra in cui sono appoggiata. Porto il braccio verso l'alto, butto fuori l'aria e torno, inspiro. Devo sentire allungare la parte qua laterale. Butto fuori l'aria e torno, inspiro. E ancora. E torno, inspiro. E ancora. Spingo, spingo, spingo e torno, inspiro. Come se qualcuno mi tirasse e portasse il braccio verso l'avanti, porto il bacino dalla parte opposta, qua, e torno, inspiro, e ancora, gli ultimi, 4, butto fuori l'aria, e inspiro, e ancora, 3, e torno, e 2, e torno, ultimo, 1, e stop. Bene, prima di farlo dall'altro lato, portiamo le mani sulle ginocchia, da questa posizione vado dietro, contraggo l'addome, i piedi sono appoggiati a terra, butto fuori l'aria, vado dietro, porto in avanti il bacino, la schiena va dietro, butto fuori l'aria, lo sguardo verso avanti, torno, torno in posizione dritta, inspiro e la schiena riprende il suo allineamento. L'azione parte come se mi tirassero da dietro. Butto fuori l'aria, contraggo l'addome e torno, inspiro, risollevo il mento e riposiziono la schiena in linea. E ancora. E torno, inspiro. E ancora. E torno, inspiro. E ancora. E inspiro. E gli ultimi. 4. E inspiro, schiena dritta. E 3. E torno. Vado. 2. Torno. E 1. E stop. Da questa posizione ci appoggiamo dietro, appoggiamo la schiena a terra. Solleviamo i piedi da terra. Portiamo le ginocchia verso l'alto, le gambe verso l'alto e formo un angolo con le gambe di 90 gradi. Da questa posizione dovete sentire completamente l'addome contratto, la schiena completamente attaccata al suolo, non deve passare niente sotto. Porto le mani dietro la nuca, da questa posizione piccoli crunch, butto fuori l'aria quando vado verso l'alto e torno e inspiro. E ancora. E inspiro. E ancora. E inspiro quando torno. Schiena completamente a terra. E torno e inspiro. E ancora. E inspiro. Gli ultimi. 4. Torno. E ancora. 3. Torno. E ancora. 2. Torno. E l'ultimo, 1, e stop. Bene, distendo le braccia verso il basso, da questa posizione butto fuori l'aria, sollevo le spalle da terra, porto su verso l'alto e stendo una gamba, se ce la faccio, altrimenti leggermente la stendo, la porto leggermente più dell'altra. E torno, inspiro. L'azione parte dall'addome che si contrae, attenzione a non irrigidire il collo, quindi a non fare questo portando avanti il collo, ma il collo va su di conseguenza perché l'addome contrae.
Anche poco, eh? Basta sollevare leggermente le spalle da terra. E ancora. E torno, espiro. E ancora. E torno, espiro. E ancora. Inspiro. E ancora. Espiro. E gli ultimi. 4. 3. 2. 1. Stop. Bene. Ci solleviamo. E portiamo. Facciamo tutto dall'altro lato. Posizioniamo. Prima ci posizioniamo. Poggiamo il peso dietro. Questa posizione è difficile da vedermi dal video, quindi il bacino è sopra, posizionato. Butto fuori l'aria, porto avanti il bacino, butto fuori, torno in spiro. E ancora, porto avanti il bacino. E torno in spiro. E ancora. E inspiro. Altre due volte. E inspiro. E l'ultimo. E inspiro. Stop. Da questa posizione sollevo, appoggio una mano lateralmente. Attenzione a non gravare troppo il peso su questo braccio e questa mano. Porto lateralmente la gamba che si trova in flex, come se qualcuno spingo verso il basso, verso la diagonale, braccio verso l'alto. Vedete, io potrei anche solo appoggiare le dita, per farvi capire che il peso non è completamente qua, ma qua. Bene, da questa posizione, ripeto, porto piede in flex verso l'alto, butto fuori l'aria e torno, inspiro. Via. E inspiro. E ancora. E inspiro. E ancora. E inspiro. E vado. E inspiro. E ancora. Spingo, mi portano verso, porto attenzione a mantenere, a cercare di mantenere sempre la gamba tesa. E torno, gli ultimi, 4, torno, 3, torno, 2, torno, ultimo, 1, stop, da questa posizione, porto il ginocchio, lo fletto e lo avvicino verso il petto, verso l'ombelico, chiaro? Anche il petto leggermente si avvicina, butto fuori l'aria e torno, inspiro. E ancora. E inspiro. E inspiro. E vado. E inspiro. E gli ultimi. 4. Torno. E 3. Torno. E 2. Torno e 1 e stop. Unisco le ginocchia e torno da un lato. A questo punto calo leggermente come prima, portiamo la mano laterale, quindi come vedete le ginocchia sono tutte da un lato. Da questa posizione porto il braccio verso l'alto, portando il braccio verso l'alto sollevo il bacino da terra. Sento allungare la schiena, mi allungo perché il braccio si porta verso l'alto e il bacino va dalla parte opposta, il braccio da questa direzione, il bacino dall'altra, buttando fuori l'aria, ci allunghiamo. E torno, espiro. Attenzione, fate attenzione a non portare le spalle verso l'alto quando facciamo questo movimento, a non fare questo. Chiaro? Ma le spalle rimangono sempre verso il basso. Tiro solo, come se mi tirassero solo dal braccio. Butto fuori l'aria e torno, espiro. E ancora. E inspiro. E ancora. E inspiro. E ancora altre 4. 4. E torno. E 3. E torno, inspiro. E 2. E torno, ultimo. E vado. E stop. Bene, torno. Riporto le gambe verso avanti, in questa posizione, butto fuori l'aria, porto le spalle avanti, sempre però rimangono basse, l'addome si contrae, come se mi tirassero da dietro,
e torno in posizione in linea come prima. E ancora gli ultimi. E torno, inspiro. E ancora. E inspiro. E ancora. E inspiro. E gli ultimi. 4, 3, 2, 1 e stop. Bene. Da questa posizione ci allunghiamo, rimango in posizione in isometria, respiro normalmente, l'addome lavora, le spalle sono leggermente portate in avanti ma sempre basse, rimango in posizione. Inspiro normalmente. 10 secondi, 10, 9, 8, l'addome lavora, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio lentamente, strato la schiena fino ad arrivare in questa posizione. Da questa posizione, attenzione, sono uscito dal tappetino, porto una gamba verso l'alto, disegno dei piccoli cerchietti. La gamba, il piede è puntato, la gamba cerca di essere tesa, la schiena è completamente a terra, l'altra gamba è piegata. Rilascio qua, di cerchietti, e inspiro. 2, butto fuori l'aria quando faccio il cerchio. 3, e inspiro, butto fuori. 4, e inspiro. 5, e ancora. 6, e 7, e 8, e 9. E ancora, 10, fino a 12, e 11, e 12, stop, rilascio, prendo le ginocchia, le porto verso il petto, verso di me, butto fuori l'aria, e torno, espiro, e ancora, e torno, espiro, e gli ultimi, 4, sollevo la parte lombare da terra, torno, e 3, torno, e 2, torno, ultimo, e 1, e stop. Bene, porto l'altra gamba verso l'alto, gamba tesa, piede puntato, qua. Stessa cosa, piccoli cerchietti da schiena completamente a terra, e 1, e inspiro, 2, e inspiro, 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e inspiro, e inspiro, e ancora gli ultimi, 11, e 12, e stop, benissimo, da questa posizione ci alziamo lentamente, e stop, ci giriamo e andiamo in posizione di quadrupedia. Attenzione, da questa posizione, cosa faccio? Sollevo leggermente il ginocchio da terra, proprio 2 cm dal suolo, quindi posizione quadrupedia, come sapete sono in linea, la testa, lo sguardo è rivolto verso il basso, il mento alla giusta distanza, quindi non porto il collo qua, ma qua, sono sempre in linea, la schiena è in linea, tutto in linea, testa, collo. Da questa posizione appoggio i piedi, le dita del piede a terra e sollevo leggermente, come potete vedere, qua le ginocchia dal suolo, proprio 2 cm, qua. In questa posizione già sto lavorando l'addome e da questa posizione butto fuori l'aria, cerco di distendere le gambe, porto a terra, chiaro? E cerco di portare anche il busto, lo schiaccio verso il basso, guardate. Quindi sempre la posizione, butto fuori l'aria e torno e inspiro. E ancora, butto fuori. Schiaccio verso il basso, cerco di fare una V, disegno proprio una V, chiaro? E ancora. Una V deve essere perfetta, quindi la schiena deve essere in linea. E torno e inspiro. E butto fuori. Schiaccio i talloni verso il basso, butto fuori l'aria, torno e inspiro. E ancora. E torno, inspiro. E ancora. E torno, inspiro. La testa si trova tra le braccia quando distendo le gambe e cerco di appoggiare
i talloni al suolo. Vedete, questa è una V. E torno, inspiro. E ancora. E inspiro. L'ultima due volte. E butto fuori l'aria. E inspiro. Ultimissima. E stop, ritorno. In posizione. Rilascio. Vado dietro con il bacino. Rilascio il peso. Ok, avanti. Rilascio tutto e respiro normalmente. 5, 4, 3, 2, 1. Da questa posizione. Porto verso l'alto la schiena. Se qualcuno mi tirasse qua dalla parte dorsale. Verso l'alto, fletto il collo verso il basso. Da questa posizione rischiaccio la schiena a terra, butto fuori l'aria, unisco le scapole, sollevo la testa e ritorno dietro. E inspiro. E torno. Butto fuori l'aria, sollevo la schiena, schiaccio a terra la schiena verso il basso, l'ombelico verso il basso, unisco le scapole, spiego. Porto la testa verso l'alto, butto fuori l'aria e torno. E ancora, vado. E porto su verso l'alto. Butto fuori l'aria, schiaccio la schiena verso il basso, l'ombelico verso il basso, sollevo la testa e torno dietro. E ultimissima volta, vado. Inspiro, prendo l'aria, schiaccio la schiena verso il basso. E stop e rimango in posizione. Da questa posizione, in quadrupedia, in cui sono, porto un braccio verso l'alto, stacco un braccio, butto fuori l'aria e torno e inspiro. Stessa cosa con l'altro braccio. Attenzione, il corpo deve essere immobile. Non vado, non faccio movimenti strani, quindi sollevo più da una parte o dall'altra. Ma gambe e busto sono immobili, solo il braccio lo porto verso avanti, butto fuori l'aria, mi sembra come mi tirasse, e torno, inspiro. E ancora. Inspiro. E ancora. Inspiro. E gli ultimi. 4, 3, 2. Dall'altra parte, ultima volta. E stop. Attenzione, aggiungo da questa posizione, la gamba opposta al braccio si distende, si estende verso dietro, quindi se porto il braccio avanti, destro, distenderò e porterò verso dietro, estenderò la gamba sinistra opposta. Cerchiamo di mantenere la linea. Il collo, lo sguardo è rivolto sempre verso il basso, guardo però il mento non si avvicina, e nemmeno porto la testa troppo verso l'alto, deve essere sempre una linea, sempre una linea. Proviamo, vai, butto fuori l'aria, uno, sempre solita gamba e sempre solito braccio, torno, e due, e torno, e ancora, tre, e torno, e ancora, vado, quattro, butto fuori l'aria quando distendo braccio e gamba, e torno e inspiro, e ancora, cinque, e torno, fino a 8, 6, e torno, e ancora, 7, e torno, ultimissimo, 8, e stop. La gamba che portavo ora, fino ad ora dietro, in questo caso la mia è la sinistra, perché è apposta al braccio, adesso la portiamo dietro e da questa posizione si flette in avanti senza mai ripoggiare a terra e cerco di portare il mio ginocchio verso l'ombelico, verso, anzi, il petto, ancora meglio. Ovviamente cercando di portare il ginocchio verso di me, quindi verso il mio petto, anche la schiena deve portarsi, deve aiutarsi il petto, cerco di portarlo vicino al ginocchio. Quindi che cosa farò? Unirò questa posizione, cerco di portare bene il ginocchio verso il petto e anche io la parte dorsale si solleverà verso l'alto e fletterò il capo verso il basso. Questo. E spingo dietro e torno, porto il ginocchio verso di me e ancora e torno
e gli ultimi, 4 e torno, e 3 e torno, e 2, inspiro e torno, e l'ultimo, 1 e stop. Bene, stessa cosa dall'altro lato, braccio sinistro distendo verso avanti, gamba destra si distende verso dietro. Da questa posizione cambiamo lato, via, 1, butto fuori l'aria e torno e inspiro, e ancora 2 e torno e espiro, e ancora 3, come se mi tirassero la gamba verso da un lato e il braccio dal lato opposto, 4, butto fuori l'aria, attenzione il corpo è sempre in linea, 5, non ruoto, e ancora 6 e torno nemmeno in arco la schiena, l'addome è sempre contratto, 7, l'ultima volta, butto fuori l'aria, 8 e stop, stessa cosa come abbiamo fatto dall'altro lato, butto fuori l'aria, porto e stendo la gamba dietro, torno, inspiro, porto il ginocchio verso il petto e porto la schiena, cerco di rannicchiarmi con la schiena, come vedete porto le spalle verso di me, fletto il capo e porto la parte dorsale verso l'alto, torno, butto fuori l'aria, inspiro e ancora vado e torno e vado, inspiro e vado e torno e gli ultimi 4, torno, 3, ginocchio verso il petto, e vado, 2 e ultimissimo 1 e stop. Bene, da questa posizione ci giriamo, facciamo un pochino di stretching, vado dietro lentamente, appoggio la schiena, cerco di vertebra dopo vertebra, appoggio piano piano a terra e rilascio tutto. Benissimo, porto le ginocchia verso il petto, braccia completamente fuori, ruoto il tappeto, forse riuscite a vedere meglio. Da questa posizione porto, cado da una parte con le gambe, porto le gambe da un lato, le braccia sono fuori aperte, sguardo e testa rivolte, sguardo dalla parte opposta delle gambe. In questa posizione devo sentire che ruota la parte inferiore della schiena portando le gambe da un lato, però le spalle devono cercare di rimanere a terra al suolo e spingere verso il suolo. Rimango in posizione e respiro normalmente. 4, 3, 2, 1 e bene, torno. Da questa posizione distendo le gambe, cerco di stendere le gambe verso l'alto, vado in piedi in flex, porto le gambe, cerco di portarle verso di me, butto fuori l'aria e torno e ispiro, cerco di rilascio le gambe, butto fuori l'aria, vado in flex, posso sollevare anche, anzi ci aiuta la parte inferiore della schiena perché non vai, le spalle sono basse, butto fuori l'aria e torno, molleggio e inspiro e ancora butto fuori l'aria e torno, inspiro e l'ultima volta e torno. Da questa posizione dall'altro lato cado da una parte e con le gambe, bene, da questa posizione sempre cerco lo sguardo rivolto alla parte opposta di dove sono le gambe, cerco di schiacciare bene le spalle a terra che devono essere simmetriche, basse e al suolo, ruota solo la parte lombare perché la parte superiore, la parte superiore della schiena deve cercare di stare a terra, respiro normalmente, 4, 3, 2, 1, bene, torno lentamente, prendo le gambe, faccio delle circonduzioni, mi aiuto con le mani, con le ginocchia, 4, 3, 2, 1 e stop, riappoggio le gambe, cerco di sollevarmi piano piano, lentamente,
e stop. Appoggio le mani, mi avvicino i piedi verso di me. Abbiamo quasi finito, eh? Appoggio il peso, vado in avanti con il peso. Da questa posizione cerco di distendere le gambe lentamente, anche se non si distende la mano completamente. E stessa cosa, lo sguardo è sempre verso il basso, il collo è flesso verso avanti. Cerco di srotolare la schiena, vertebra dopo vertebra, la testa è l'ultima a salire. Le gambe sono sempre piegate. Questa posizione, vertebra dopo vertebra. Piano, 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 piano. 4. Porto il bacino in avanti. 3. Piano. 2. 1. E apro le spalle, non so se riuscite a vedermi. Da questa posizione, una grande ispirazione. E butto fuori l'aria. Bene, ora l'ultima parte mi ha visto o meno. Spero vi sia piaciuta la lezione. Ci vediamo nelle prossime. Ciao a tutti!